Buongiorno, sono oggi molto felice che ci sia questa iniziativa di una giornata ecologica. Puliremo tutte le strade, tutte le prese del Montello per quanto riguarda il comune di Volpago, con la collaborazione di tutti i quattro gruppi alpini, Santa Maria, Venegazzù, Selva e Volpago, e con la collaborazione che parteciperà anche la Protezione Civile per quanto riguarda la sicurezza. Quindi sarà una giornata dove speriamo di sensibilizzare tutta la gente che non abbandoni più rifiuti o che non li butta via dalla macchina o dalla bicicletta, visto che ci sono anche tante biciclette che percorrono il Montello. Quindi un ringraziamento a tutti gli alpini e alla Protezione Civile che parteciperanno a questa giornata. Grazie. Bottiglie plastica, bottiglie di vetro e lattine. Sì, la presa 10 è abbastanza pulita. Si vede che la gente adesso si sta abituando a non buttare le carte per terra. La giornata è bella, il tempo, c'è il sole, i ragazzi sono pronti, carichi, iniziamo con la prima presa e terminiamo con quella. Sommato rispetto all'altra volta c'è meno roba, infatti andiamo. Sì. Si roba. Pensava che fosse niente. Se buri, se vai qua a Pindò. E invece varai un macello. Domandi che lui. Un sacco, due quintali di ponuini. Ci dici le moto percorsa da macchine, eccetera, quindi probabilmente butta via di più qua. Grazie a tutti e buon divertimento adesso. Abbiamo fatto la 9 e la strada militare. E adesso possiamo venire fuori per qua, che non so neanche strada che sia, direi. Si passa.
adesso siamo arrivati ormai alla fine della raccolta, perché abbiamo fatto la 9 e su facciamo la 10 qua dal basso e poi abbastanza vediamo. Pulito? Sì, di punti critici come qua per esempio, che abbiamo trovato un po', però per il resto insomma abbastanza bene.